Amore, sei bellissimo oggi. Grazie. Allora, hai detto che era urgente. Che succede? Manuele, ho bisogno di parlarti di una cosa. Dimmi. Che... non so come dirtelo. Sono incinta. Veramente? Sì. Ma come... Ho fatto il test oggi. È positivo. Ma com'è successo? Finora siamo stati sempre così attenti. Manuel, lo sai che non esistono anticoncezionali sicuri al 100%, dai. Capito, ma... adesso cosa facciamo? Non lo so. Tu mi hai sempre detto di voler far carriera, Manuel, e io onestamente non me la sento di diventare madre ora. Mi sembra tutto così strano. Lo so, però è successo. E adesso dobbiamo trovare una soluzione. Insieme, Manuel. Sì, ok. Tu cosa vuoi fare? Non lo so. Tu cosa vorresti? Te la sentiresti veramente di diventare padre ora e di crescere un bambino? Non è una decisione che riesco a prendere così su due piedi. Dovremmo ragionarci su. Manuel, ma cosa vuoi ragionare? Rifletti. Cioè, non stiamo insieme da nemmeno un mese. Non mi sembra un tempo sufficiente per decidere di mettere su famiglia insieme. Che dici? Beh, effettivamente hai ragione. Senti, Manuel, se tu sei d'accordo, io prenoterei l'intervento. Sì, certo. Va bene. C'è solo un piccolo problema. Io non ho soldi per farlo. E quanto costa l'intervento? Ho dato un'occhiata su internet. Dovrebbe costare intorno ai 5.000 euro, stampato dei fogli. 5.000 euro? Al consultorio? Manuel, non al consultorio. Sto parlando di una clinica privata, ovviamente. Ho capito, ma io da dove li prendo tutti questi soldi? Io non li ho, Manuel. Non è colpa mia se sono rimasta incinta, dovevi stare più attento. Non è colpa mia, mica l'ho fatto apposta. Ma nemmeno mia la colpa. Cioè, dovrei stringere un po' la cinghia, Manuel, mettere insieme questi soldi e fine. Vabbè, hai ragione tu. Allora direi che bastano un paio di mesi e... Un paio di mesi? Il tempo di riorganizzare le mie finanze, devo mettere qualcosa da parte, no? No, Manuel, non abbiamo un paio di mesi di tempo. È una cosa che va fatta subito. Non possiamo rischiare che poi ci siano complicazioni o che non si possa più fare. Che sia troppo tardi. Ho capito, Elisa, ma cosa vuoi che faccia? Manuel, io voglio semplicemente che tu ti prendi le tue responsabilità, che ripari ai tuoi errori. In fondo sei tu l'uomo e la responsabilità è tua. Dove vuoi fare l'intervento? Ho trovato una clinica. È privata. Sembra all'avanguardia e sicuramente loro sanno che cosa c'è da fare. Guarda. Sì, ma questi prezzi sono una rapina, dai. Elisa, dammi retta. Andiamo alla clinica pubblica che ci sono dei bravissimi medici. Ascolta, il corpo è mio. E se permetti la decisione è mia. Mi hai già rovinato la vita abbastanza. Vuoi per caso andare avanti a farlo? Scusami, non volevo. Devo solo capire come fare. Chiedi un prestito. A te lo danno sicuramente. Tu hai un contratto di lavoro, cosa che io non ho. Per quello gli ho chiesti a te. Sei sicura di non voler dare una chance al consultorio? Manuel, potrei anche dargliela una chance alla clinica pubblica, ma hanno liste di attese infinite. Probabilmente mi darebbero l'appuntamento, ma arriverei lì già col pancione. Vabbè, hai ragione tu. Vedrò di risolvere la cosa in un modo o nell'altro. In fondo è colpa mia, devo riparare i miei errori. Grazie, Manuel. Ciao. Allora? Allora ho appena effettuato il bonifico istantaneo. I soldi dovrebbero essere già sul conto. Grazie. Non è stato facile. Ho dovuto convincere i miei genitori di farmi da garanti per ottenere questo prestito. Per fortuna hanno capito la situazione e così è a posto. Va bene. Allora prenoto l'intervento, ok? Elisa, cos'hai? Niente. Avanti, parla. Non volevo che ci trovassimo in questa situazione. Manuel, quello che avrei voluto io era non rimanere incinta ora. E vabbè, può succedere che... Cosa può succedere? Se ti fossi comportato diversamente ora non ci troveremmo in questa situazione. Parli come se la colpa fosse solo mia. Ma di chi altri, scusa? Per caso stai cercando di dare la colpa a me? Guarda che qua l'unico responsabile sei tu. E per colpa tua io adesso sto cadendo in depressione e fatico ad alzarmi dal letto. Credi che sia facile per me? Scusami, non volevo farti arrabbiare. Mi dispiace. Manuel, ma io non sono solo arrabbiata.
Sono delusa, sono ferita. Non credo di poter andare avanti con questa relazione, Cosa? Cosa stai dicendo? Manuel. Quello che ho appena detto. Ho bisogno di pensare, dei miei spazi e di non vederti più, Manuel. Mi dispiace, io vorrei solo poter rimediare. Ecco, appunto, se vuoi rimediare, lasciami stare, ok? Elisa. Elisa, ti trovo bene. Sono venuto per vedere come stai e chiederti ancora scusa per tutto. Manuel, non mi sembra né il caso né il momento. Ero venuto anche alla clinica per assisterti, ma non ti ho vista. E siccome volevo parlarti, ma tu non mi rispondi al telefono, sono venuto qui. Elisa, mi dispiace. Voglio rimediare. Manuel, non c'è bisogno di rimediare, hai fatto già abbastanza. Non credo che i soldi che ti ho dato bastino a risolvere tutto, ma... Quali soldi? E questo chi è? Il suo ragazzo, se permetti. Di che soldi sta parlando, Elisa? Di niente, vai dentro, ti spiego io dopo. I soldi che ho dato a Elisa per l'intervento. Per l'intervento che devi fare? Ti ho appena detto che te li avrei dati io quei soldi. Elisa, che succede? Mi sa che ci deve delle spiegazioni. Io non devo nessuna spiegazione a nessuno. Quindi fammi capire meglio. Come hai usato i soldi che ti ho dato? Non li ho ancora usati. Ma scusa, non avevi fretta di andare in clinica? Cioè, tu hai chiesto a lui quello che hai chiesto anche a me. A cosa ti servivano veramente i soldi? Ascoltate, io devo veramente fare questo intervento. Mio figlio o di suo figlio? Ora ho capito tutto. Non esiste nessun figlio. Il test che ci ha fatto vedere è sicuramente finto e ci ha preso in giro entrambi. Posso spiegare però? Cosa puoi spiegare? Che ci volevi fregare entrambi? È vero, non c'è nessun bambino, però. Io sono venuto qui per scusarmi con te, pensando di averti rovinato la vita, che fossi in depressione, e mi sentivo in colpa per questo, proprio come tu volevi che io mi sentissi. Invece sei qui con un altro che vuoi prendere in giro esattamente come hai fatto con me, giocando con i nostri sentimenti. Elisa, se avevi bisogno di soldi, perché non me l'hai detto? Comunque, il tuo inganno si è scoperto, e sappi che le bugie vengono sempre a galla. E non la passerai liscia perché io ti segnalo alle autorità competenti. Mi dispiace, Elisa, ma non posso permetterti di continuare a fare questo ad altre persone.